io ho scritto un breve testo che vi leggerò, però prima vorrei ringraziare, naturalmente, ho conosciuto stasera questa magnifica artista, e però avevo, io l'ho documentato, avevo visto il Raposo di Malvaglia e il Tarassaco di Mendrisio, e poi ho guardato questo servizio televisivo dove era il Vasco d'Opis. E voglio ringraziare in modo particolare Gaia Regazzoni, che mi ha dato l'occasione di fare questa conoscenza. Senza lei forse mi sarei qui. Vi leggo questo brano e ho voluto intitolare La danza del Tarassaco. La prima volta ho incontrato Mona Karun a Malvaglia, sulla facciata della casa Mero Busto di Meret Biseger, sua sorella. L'artista aveva la forma di un rapunzolo montano che ardito spingeva i suoi diabolici artigli azzurro-violetti fin sotto il tetto. Un'apparizione. Subito ho pensato a certi San Cristoforo delle chiese di paese. Uno, immenso e con i piedi nell'acqua, affrescato proprio sulla parrocchiale di Malvaglia. Poi il pensiero è andato ai murales messicani di Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Certo, là negli anni 30 il contenuto era direttamente politico, rivoluzionario. Ma non è forse un gesto sovversivo anche dipingere un fiore gigantesco su una casa? Non è un invito all'immaginazione creatrice, alla pazienza e alla bellezza nella nostra età dell'ansia? E allora, continuando il suo corso, il balzo all'indietro della mia mente è arrivato fino alle caverne, dove gli uomini della preistoria lasciarono i primi murales, in santuari dove si celebravano riti di magia venatoria. Quei dipinti rupestri sono stati interpretati in vari modi. A noi basta il sentimento dello stupore, lo stesso che ci prende oggi di fronte al nostro Taraxacum officinale. La cosa più bella sul Tarassaco è stata scritta da Wolfgang Borchert, scrittore tedesco antinazista, morto a 26 anni nel 1947 a Basilea. In un suo noto racconto, Borchert parla di un uomo imprigionato che si innamora del fiore selvatico spuntato nel poco d'erba di un cortile carcerario. Un comunissimo dente di leone, un soffione, un pissenlit, un Hundeblume, cioè un pisciacane, che per il prigioniero diventa, cito, una geisha in miniatura sopra un grande prato, un'amante segreta che ha la forza di liberare l'amato, cito, e mai ero stato così pronto a fare del bene, come nel momento in cui sussurrò al suo fiore poter diventare come te. L'empatia tra il prigioniero e il pisciacane può essere accostata al dialogo tra Mona Karun e i suoi fiori. Borger, in un misero cortiletto sorvegliato da, cito, 12 portarivoltelle in divisa, è come Mona sospesa nella giungla urbana, sul montacariche della sua utopia. L'aspirazione a migliorare il mondo, a renderlo più umano, credo che sia questo il desiderio vero dell'artista, al di là della creazione di un'opera d'arte. O forse le due cose coincidono: la bellezza creata dai pennelli può dar vita a un mondo nuovo in cui gli uomini non si odiano, può rinfrescare il cuore degli uomini, può mostrare le cose familiari in una prospettiva diversa, come fa la poesia. Il balletto del Tarassaco di Mendrisio, fratello delle danze murali di San Francisco, ci porta sul palcoscenico delle visioni e del sogno, l'esaltazione della tecnologia di cent'anni fa, quando l'uomo, prima dell'orrore delle guerre mondiali e dei totalitarismi, innalzava inni al progresso, alla velocità, alla macchina, lascia il posto all'attenzione per il filo d'erba, perché ci siamo accorti che stiamo desertificando il mondo. L'umile sole arrampicato sopra la ringhiera di questa antica casa borghigiana, eccolo lassù, ha a che fare con il fiore che ci domina sull'altissimo edificio di Union City, California. Io l'ho visto a televisione. Qui oggi i denti di leone delle foglie ci mordono dolcemente, interrogandoci sul nostro destino. Gli eterei pappi che un soffio disperde sono i nostri desideri. Le follie, lo scompiglio che una parola d'amore porta nella nostra vita. Scompiglio e rimedio, componenti greche del termine tarassaco. Ricordati, fratello, un fiore selvatico può guarirti,
potrebbe essere il motto della nostra fiducia. Ma vediamo un po' più da vicino questa danza, preannunciata da grandi foglie di insalata matta da sotto, intorno a un capolino ancora chiuso, foglie dentate che appaiono sotto il portico appena varcata la soglia della casa di via Pontico Virunio 1, potete vederli là. La ballerina punta i piedi sopra la griglia dell'angolo, eccola qua, volteggia sulle punte, esegue un pas de chat, un arabesque, alza il viso verso il cielo, trapassa di forza la soletta del primo balcone, poi del secondo, rasenta l'impasto di una finestra e apre la sua infiorescenza giallo dorata in un abbraccio luminoso verso la gronda più alta. Lassù, nell'azzurro, i palestrucci si buttano in picchiata, adesso non li vedo però, perciò non li vedevo, i palestrucci si buttano in picchiata a vedere lo stelo, a vedere la novità, anch'essi con una danza acrobatica, i palestrucci. Ma ecco che in basso un altro stelo è coronato da una piccola lana luminosa. Dove è l'altro stelo? È questo qua, da un'altra, da una piccola lana luna langinosa, sto giocando un po' con le parole, da una piccola luna langinosa, dalla quale si staccano gli acheni, trascinati da bioccoli azzurrini, e vanno incontro ai passanti, e forse quei minuscoli paracadute, come le cose leggere e vaganti di Umberto Saba, si poseranno per i capelli degli umani, facendosi beffe della loro gravità, li faranno sorridere. A questo punto potrei chiedermi che cosa mi lega personalmente ai fiori e alle erbe di Monaca Roma. E allora vi leggo una mia poesia per terminare. Su fiori, i bambini felici del sabato hanno piccoli mondi tra le mani sotto le case popolari, e vola via l'achenio, vola sopra la lamiera del fiume verso il paese dei fiori che non sfioriscono. Dura un secondo il sogno, un'eternità, mentre l'erba davanti a casa è solo luce, e stanca nel pomeriggio l'umanità dei gran mercati respira i gas. Col mio occhio ferito li vedo anch'io in colonna sulla cantonale, i bambini che colgono soffioni, i bambini che durano un secondo ai margini della piccola città. Grazie. Bravo.